qua ogni loro di un sogno incredibile. Godetevelo, immortalate ogni singolo istante di ciò che vedrete davanti ai vostri occhi metro dopo metro, perché solo in occasione di questa giornata, di questa gara, la costiera sferma completamente al transito delle macchine e sarà solo e completamente vostra. Sorrento si prepara quindi al via. Ragazzi, 2 minuti alla partenza. È il momento di prepararci, è il momento di essere carichi, è il momento di iniziare a prepararci a questa grande avventura. La musica parte e scandisce questi ultimi secondi. Davvero, in bocca al lupo. A tutti voi, buon divertimento! Now I'm running, doing my deal for myself and the drunk I feel. My heart is beating, I can't see clear. Now I'm wishing that you were here. C'è Deborah che oramai è acquisita qui con noi in Campania. Inoltre volevamo fare gli auguri di buon compleanno anche a 2 amici che oggi festeggiano con noi, e quindi Francesco Feglie e Yasmin Ludwig, che oggi festeggiano il 8 anni, il primo 54, la seconda. E con questo piccolo saluto che ci stava, fa colore e aumenta ancora di più il clima di festa di questa giornata, noi ci prepariamo agli ultimi minuti che precedono il via della gara di oggi. Quindi qualche istante di attesa, come vedete 1 ora e 57 dal via, ancora qualche minuto per farvi partire. Sì Carlo, a proposito di saluti, ci tenevano il gruppo Runners Valbosa di Varese, che sono davvero tantissimi ad essere salutati, ma dobbiamo fare un grosso saluto, un grosso applauso naturalmente a Sorrento che ci ospita, e con questa giornata davvero è un'ospitalità eccezionale. Grazie a tutti voi per essere qui con noi per questa festa della corsa di livello internazionale. Beach house in Miami, wake up with no jammies, lobster tail for dinner, Julio served that scammy.
give it. Got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just ragazzi, ci stiamo. Ci stiamo preparando al via. Manca un minuto alla partenza. Sulle mani, sulle mani. Sorrento, ci siamo. 27 chilometri di gara, 27 chilometri per sognare e vivere questa costiera unica ed incredibile tutti insieme. Diana, siamo pronti, 30 secondi al via e quindi a breve ci prepariamo con il ritmo che accompagnerà la vostra partenza. Per sentirvi parte integrante di questa grande festa che coinvolge nazioni di ogni parte del mondo. Ci sono atleti che arrivano anche dagli Stati Uniti, dalla Finlandia, dal Belgio, che stanno correndo in questo momento in costiera. Carlo, ti raggiungi un attimo, volevo un attimino anche dare la parola a quest'uomo che vede a mio fianco, che oltre a essere presidente la società organizzatrice di questo progetto che vede insieme Sorrento Positano ma anche Napoli con la mezza maratona di febbraio, è un napoletano che ha costruito un grande progetto in giro per il mondo partendo da Praga e che adesso è a capo della commissione mondiale delle corse su strada della Federazione Mondiale. Napoletano, quindi un orgoglio nostro e quindi anche la dimostrazione che dalle nostre terre si può partire per dire la propria a livello mondiale. Carlo, oggi ci sono tanti sorrentini, ci sono tanti amici che vengono da ogni parte d'Italia e del mondo e soprattutto ci sono tanti ragazzi che stanno lavorando nell'ombra e anche dall'alba per rendere possibile questa grande festa. Gli dobbiamo assolutamente dare un saluto. Salve. Grazie a tutti, grazie poco. Grazie ai volontari che da stamattina dalle 3 del mattino che li vedo in giro a lavorare. Grazie a voi bambini che siete il nostro futuro, non smettete mai di correre. E grazie a Sorrento tutta. Insieme abbiamo iniziato a fare qualcosa di bello, continueremo nei prossimi anni e non dimenticate di fare di noi e di trovare. Grazie.
Marco, visto che c'è anche il sindaco Cuomo qui, io vorrei che desse lui giusto un saluto ai tanti amici che stanno per partire senza essere armati, non è il caso, un saluto di benvenuto. Sindaco, una festa come sempre, anzi più del solito, e questa volta quest'oggi anche il medico ci ha graziato ricordando la giornata dell'anno scorso. No, siamo entusiasti di questo evento che è cresciuto negli anni, logicamente il tempo meteorologico è fondamentale, però siamo convinti che con la partecipazione di tutti i cittadini dell'intera penisola può ancora crescere. Poi con la professionalità dell'organizzazione, con la partecipazione di Carlo Ravato che organizza insieme a tutto lo staff, come volontari, insieme ai tanti collaboratori, questo evento può veramente diventare un attimamento mondiale. Il nostro territorio se lo merita, a molto da partecipare anche da tutti che quando domenica si può camminare a Siri e lasciare la macchina a casa nella mezza giornata. Siamo dalle 7 in strada, abbiamo aspettato per la giornata, viene concluso con questa festa per i bambini, che fanno questo e fanno crescere nel tempo, ovviamente abbiamo investito poco, ma l'amministrazione ha qualcosa in più anche per questo evento coinvolgere le famiglie e le figlie. Benvenuto a tutti, speriamo di vederci l'anno prossimo già fissato e di concerto. Grazie a tutti. Grazie signor. Oggi siamo tutti sorrentini! Carissimo, grazie! E con questo calore che oramai sento, ci siete? Io non vi sento, non vi sento, ci siete? Vi devono sentire lì in piazza, ci siete? Ok, ora sì, allora un passo avanti, venite a quest'altra linea rossa, attenzione ovviamente al gate dietro la linea, mi raccomando, noi ci allontaniamo tutti per darvi strada libera, piccoli, soprattutto ai più piccini, non partite forte perché altrimenti l'ultimo tratto la fatica arriva, quindi dosate le forze all'arrivo e tenete la seconda parte di gara, le energie per andare forte al traguardo. Allora, ci siamo, mi date l'ok lì in fondo, i nostri apristrada ci sono, grazie anche agli amici dello Sorrento Runners che ci stanno dando supporto qui a bordo strada e in testa alla corsa. Allora, io mi sposto, sindaco, partiamo col fischietto, 3, 2, 1, partiti! Piano, 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 vai, 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 papà, vai, vai, allontanatevi, vai, prendetevi, piano, dai, su, vai, fischia, fischia, vai, brava, mamma, corri pure tu, vai, vai, aspetta papà,
Aspetta papà! Raggiungilo! Oh, no, non è... Raggiungilo! Ci penso che i primi stanno arrivando, eh! Quando lo vedi salire, fischia! Atleti, l'arrivo di qua! Ma arrivano! Che fino! Ed ecco la Sorrento Runner alla Family! Alla Sorrento Runner presente alla Family. Terza età, eccolo là, Peppe, vai Peppe! Vai Peppe che sei il primo! Fischia, fischia che arriva! Arriva! Sotto al muro, fermi! Vai Peppe, vai! Bravi! Bravi! Piano piano, raga, piano piano! Vai! Se la porti in mano, questo è il muro, vai, stanno traendo i bambini. Ce n'è uno, vai, vai, piano piano. Senti, bravo, vai, vai, bravo, vai, 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 bravi, vai, vai, ok, vai! Arrivo, vai, vai! Vai, non ti fermare! Sei arrivato quasi! Vai! Vai, vai, che qua c'è il ristoro! Vai, vai! Sei quasi arrivato, vai, vai, bravo! Papà, accompagnalo, papà, accompagnalo! Bravo! Vai, vai, siete quasi arrivati, vai! Bravo! Ci siamo? Piano piano, vai papà, accompagnala, piano piano! Bravissime! Non mi ci
Sorrento, Positano, Napoli e tutta la nostra costa devono davvero nel mondo con questa gara. 1500 persone a correre da ogni parte del mondo. Io che voi conosco, partner di Napoli Running, dalle assicurazioni, come sta questa passeggiata? Bellissima, sicura, voi deve fare, no? Ci vediamo tra poco. Che bella foto questa! Se non erro, Carmine, c'è un 2.18, 2.16,
scusa. Passo la parola naturalmente a te per descrivere le emozioni di questo percorso, naturalmente le tue sensazioni, e ti faccio di cuore i complimenti per questa grande e splendida vittoria. Grazie. Il percorso è un amico speciale, soprattutto ho faticato dal 30esimo al 43esimo, credo che sono arrivati il futuro sicuramente. E invece dal 43esimo arrivo in leggera difesa, quindi agevola anche se si è un po' difesa. Non avevo rivali, quindi non avevo praticamente non si può dare a fare, però cerco sempre di andare al 100%. La condizione per tutti è la migliore. Spero di tornare il prossimo anno e il rally non è difficile, non lo sapevo un po' forte. Se fosse diventato un po' più piano, sarebbe stato più facile il prossimo anno. Ci provo, grazie a voi. Carlo, dovete fare una cosa, Carlo, migliorare di qualche minuto, così il prossimo anno io ti invito a fare una passerella visto questa splendida radionata che ti hanno comunque applaudito clamorosamente. So che sei un ragazzo umilissimo, un atleta che davvero si allena tantissimo. Io ti faccio un prossimo bocca al lupo per le tue prossime gare. Ti saluto e spero di rivederti presto ancora in un'altra grande vittoria. Complimenti, Carlo. Bravo! Mohamed Hashimi, che chiude la sua avventura in un'ora 33 minuti e 8 secondi, primo al traguardo della panoramica. E quindi abbiamo un altro vincitore in gara con noi che ci raggiunge qui al traguardo. Gennaro, sei nei paraggi? Sì, sì, sto dietro di te, Carlo. Lo raggiungi, abbiamo così anche qualche notizia dal vincitore della 27, guardandoli in fondo, perché a breve apparirà il secondo della ultra e il secondo della panoramica. Grazie, bravo. Mohamed, grande atleta anche al momento, come Carmine Puccini, ci mettiamo fronte ai fotografi per immortalare l'evento. Complimenti per questa tua vittoria, io ti conosco da tantissimo tempo, sai che sei un grandissimo atleta, ancora fai fortissimo, quindi complimenti per questa tua splendida vittoria, naturalmente anche a te le emozioni, le impressioni di questa gara. Sì, veramente sono contento per questa vittoria, perché io dopo che conosci mi sono andato in grado, quasi 90, allora io sono preparo questa distanza, allora, perché io prima volevo andare a Lecce nella maratona, ho visto un maratona, ho scelto cosa è andato, e poi vedo qua veramente un bel percorso, e grazie a tutti le organizzazioni e tutti i uomini, veramente per la gara. Grazie a tutti. Grazie a te Mohamed per aver scelto Sorrento, e noi siamo, ecco qua, addirittura d'arrivo anche per il secondo atleta classificato, che vedo già con la sua canotta del team International Security Service, Ciglio Iannone. Ecco qua, forza Ciglio, complimenti, ti sei in gara, tu che non sei abituato a ma ti sei difeso alla grande. Complimenti Ciglio, ricordiamo che Ciglio è l'ex atleta del nuovo sportivo esercito, campione italiano assoluto, oggi è qui con noi per vivere le emozioni di questa splendida gara. Ciglio, Ciglio, non scappare via. Eccolo qua Ciglio, anche con la medaglia. Qualche impressione a caldo della manifestazione.
e 15 secondi per chiudere questi 27 chilometri. A voi la parola. Sì, Carlo, lui è stato il vincitore della scorsa edizione proprio della panoramica. Approfittiamo anche dell'arrivo del terzo atleta classificato, Giorgio Mario Libro. Giorgio, così ci vuole dare anche onore, medaglia e poi l'esamento insieme a Gino per questa luce. Foto di gara, nel frattempo passo un attimo la parola a Gino per descrivere le sue emozioni, prego. Guarda, l'ho fatto una volta, però veramente non ho voluto. Il contatto non venne con tutto, non ho fatto un po' di parte. Non ho fatto un po' di parte, non ho fatto un po' di parte. Grazie Gino, sappiamo che tu che dirigi le corte distanze, ti senti messo alla grande, complimenti. La scorsa settimana alla maratona Napoli Pompei, eccolo qua, lui che è soprattutto un trailer, oggi è con noi sulle strade di casa, naturalmente lui abita qui vicino, grandissimo atleta, Mario Maresca, complimento di Runners, grande Mario, complimenti a te. 17:35 per l'arrivo di Mario Zaguardo, noi ci prepariamo perché a breve dovremo avere il secondo della Ultra. Lì all'orizzonte apparire dalla piazza d'Asso, credo che ci sia invece ancora un arrivo per quanto riguarda la 27, ovviamente lo scopriremo quando si avvicineranno e saranno più riconoscibili. Nel frattempo saluto tutti coloro che sono su ai balconi e dall'alto stanno guardando con una visuale diversa questo spettacolare arrivo di Corso Italia e a piazza Gino Lauro. Ricordo ovviamente a chi c'è, chi è arrivato, e lì in piazza c'è l'area di ristoro, c'è ovviamente l'area per lo spogliatoio, deposito borse, sì, anche l'area per l'incisione delle medaglie per chi mi avrà fatto richiesta. Ecco un altro arrivo, un altro atleta della provincia di Salerno, la maglia degli Sauro Nellito che accompagna Natalino Napoli, terzo al traguardo di questi 27 chilometri, ben arrivato Natale, allora 38:40, un altro dei nostri talenti, lui che vanta una brutto, se non ricordo male, campionato italiano indoor di qualche annetto fa, su 1005, e oggi invece in gara su 27 km, questa è una parola di 20 volte tanto, cosa non da poco. Carlo, sia lui che Gigi Cagnone non sono proprio atleti che, diciamo, amano questa distanza, però... Tracciato, dai. La Robert Stabie, che viene a tagliare il traguardo, l'ora 39:48. E dicevo quindi grazie a tutti i volontari che sono a centrostrada, lì in fondo in piazza, lungo tutti i percorsi di questo sacrato positivo, ma anche coloro che sono subito dopo l'arrivo nell'area di sole, nell'area delle posto borse, nell'area del parcheggio, quindi nel spogliatoio, perché è una squadra di oltre 200 persone che sta coadiuvando la riuscita di questo evento, e grazie alla sensibilità di Sorrento, di Sorrentini e non solo.